Allora, benvenuti a tutti, cari signori e signore. E vi starete chiedendo perché c'è questo sfondo bianco? Allora, sapete che purtroppo ultimamente a casa ci sono dei lavori. Ecco, magari si sentirà anche qualche rumore di sottofondo. E ho perso il posto dove fare le recensioni, quindi non so veramente dove. A volte vado in giardino, ma oggi non è possibile fare ciò. E quindi ho pensato di fare la voce così fuori campo, però qualcosa di grafico ve lo voglio dare, ecco, quindi è necessario un balletto, ecco qui, sì, vabbè, insomma, di meglio non potevo trovare. Ecco, in modo così da registrare il tutto tramite vocale e poi darvi anche qualcosa dal punto di vista visivo. Allora, ieri sono stato in fumetteria e ho preso questo volume della Panini Comics. Ecco. E, insomma. Ok. Allora, questo qui era messo esposto e appena ho visto il destino di Paperone non sono riuscito a trattenermi. Poi, tra l'altro, come vedete nella striscietta di pubblicità c'è scritto: che cosa accadrebbe se Paperone avesse perso tutto? Scoprilo qui. La storia evento scritta e disegnata da Fabio Celoni. Io non conosco chi è Fabio Celoni, di questo qua io me ne scuso. Ho appreso naturalmente all'interno del volume che è disegnatore da tantissimi anni per la Disney, quindi per le storie dei Papri, Topolino e via dicendo. Ma questa è la prima storia in cui fa da sceneggiatore, quindi una sorta di fumetto storico importante, ecco così. E naturalmente si presenta in volume, un bel cartonato al prezzo di 25 euro. E in regalo c'è questo. Ecco, dov'è il poster? Ecco qua, c'è questo bel poster di Paperone. E come vediamo qui, dall'immagine. Beh, prendere di nuovo ecco. Toglie anche la pubblicità. Perfetto. Fai vedere bene l'inquadratura? Ecco. Allora, come vedete, nell'immagine di copertina c'è un paperone, un paperon de paperoni che è sul lastrico, vedete, è un mendicante, c'ha un mandolino a mano, e dietro c'è un'ombra misteriosa, che poi apprenderemo essere il fantasma del destino. Però c'è un qualcosa che è illuminato in mano, ecco, potete osservare che è una monetina, il primo decino o il dollaro come qua viene messo, pensavo fosse il decino, mi ricordavo che era un decino, qua però alla fine viene detto che era un dollaro, è illuminato, quindi quello là è il segno della speranza per Paperone. Allora, Fabio Celoni. Si rifà naturalmente la sua storia. Queste quattro storie che troviamo qua all'interno di questo volume si rifanno naturalmente a quelli che sono i suoi miti, quindi Barks, Scarpa. Ecco, diciamo che io le storie, anche quelle di Don Rosa, ho recuperato tramite dei volumi, ma ecco, ho fatto anche tutta la dinastia dei Papri uscita in edicola, però non le ho mai lette. Eh sì, lo so, vabbè, però intanto le ho comprate, quindi prima o poi le leggerò. Quindi vi dicevo, non so effettivamente, qui naturalmente ci sono dei rimandi alle vecchie storie, a cui omaggia il buon Fabio Celoni, però io non le ho lette. Ecco, si parte fin proprio dal prologo iniziale, perché ha voluto ricollegarla con una vecchia storia. Ecco qua, la vecchia storia è quella di Paperino. E le lenticchie di Babilonia. Infatti queste lenticchie qui saranno il cardine principale appunto della storia. Ma attraverso questa cosa, diciamo che insomma Paperone finì sul lastrico a causa di uno sballato affare a base appunto di lenticchie, e da papero più ricco del mondo divenne nullatenente. Ecco, qui si ricollega perché ci sono la banda Bassotti che ha preso pieno possesso, pensate un po', del deposito. Ecco, quindi Paperone è relegato. Anzi, gli è stato concesso dalla banda Bassotti di avere una stanza dove dormire, ma è diventato poverissimo. Vedete qui, fai vedere qualche immagine però, dai, di quelle là. Ecco, qua, vedete qua il postino, il destino, sì, il postino, vabbè.
Il destino di Paperone, ecco qua. Guardate, queste immagini sono bellissime, cioè fin dal prologo. Tra l'altro poi Fabio Celone ha una regia veramente incredibile e anche la colorazione è veramente eccezionale. E mi è piaciuto, sembra veramente di vedere un film. Tra l'altro c'è anche dei bellissimi omaggi che poi vi dirò. Perché ci sono degli editoriali bellissimi al finale, ecco, quello che io mi sono sempre augurato di trovare in un fumetto, sempre dove ci sono degli editoriali con collegamenti ai film, con collegamenti alle storie, con collegamenti ai libri, meraviglioso. Quindi io posso veramente aggiungere pochissimo o nulla rispetto a quello che ci è messo alla fine. Vedete, per esempio, in questa immagine in alto c'è Paperone che guarda uno slittino chiamato Daisy Bud. Questo qui è praticamente un omaggio, una parodia, al capolavoro di Orson Welles, Quarto Potere, film del 1941, in cui il protagonista, che è un magnate, anche lui costretto a fare i conti con se stesso, ha uno slittino simile, il Rosebud. Ma questo è solamente una piccola cosa, vedete, poi tra l'altro già si presenta con un cappello e un cappello, diciamo così, alla Indiana Jones. E anche qua viene praticamente omaggiato. E qui avviene proprio l'incontro, diciamo, con questo fantasma del destino. Ecco, minaccia Paperone, già lui ha perso tutto dal punto di vista economico, lo minaccia addirittura di portargli via anche i suoi ricordi. Quindi questo per Paperone è qualcosa di devastante. Allora cerca di fare un patto. Questa mi ha ricordato un pochino... sapete il film Disney, Il Canto di Natale, dove c'è Scrooge che gli appaiono i tre fantasmi, no? Quello è il fantasma passato, il presente e il futuro. Ecco, qui gli appare il fantasma del destino e minaccia, dice, tu si prenderà tutti i suoi ricordi e quindi non avrà più nulla. A quel punto Paperone cerca di instaurare una trattativa, ecco, così ottiene questa cosa, che il destino gli concede un mese per recuperare tutto ciò che ha perso e ritornare ricco come prima, ecco, e in cambio non gli toglierà i suoi ricordi. Da qui poi partono quattro storie che si intitolano Zio Paperone e la civiltà sopra le nuvole. Anche qua ci sono degli omaggi naturalmente a opere letterarie, quali possono essere Il mondo perduto di Arthur Conan Doyle, ma anche il Tarzan di Burroughs. E poi naturalmente, come dicevo prima, anche Indiana Jones, perché pensate che in questa storia c'era una battuta dove viene detto fortuna e gloria. Ecco, pensate, questa qua è una citazione presa proprio dal film di Indiana Jones e il tempio maledetto. Zio Paperone e il mondo di cristallo invece è la seconda storia. Ecco, non vi ho detto, scusate, vado un pochino così a braccio, vi ho detto, sì, lo so, torno un attimo indietro, ecco. In questa Zio Paperone e la civiltà sopra le nuvole compaiono delle scimmie. No, non vi voglio dire troppo, ecco, vi dico più che altro che sono chiamati canappioni, ecco, che è un termine dialettale bolognese, canappia, che vuol dire appunto naso grande, ecco. Niente, andiamo avanti, dai. Zio Paperone e il mondo di cristallo, invece questo qui è un omaggio, a parte, diciamo così, i riferimenti a Viaggio al centro della Terra di Jules Verne, no? Tra l'altro anche lo stesso autore ci dice che era grande appassionato anche della trasposizione cinematografica del 1959. Ecco, però si rifà, fa un pochino, è un omaggio a una storia barksiana, che Paperone e i terremotari del 1956. Ecco, lì invece si veniva a scoprire che sottoterra vivevano degli esserini di forma tondeggiante, ecco, a palla. Invece qui tutto l'inverso, quindi sono degli esserini spigolosi, ecco. Perché Paperone, non ve l'ho detto, perché Paperone va poi in questi mondi? Perché deve appunto cercare di... ma no, l'avevo detto effettivamente. Quindi va alla ricerca appunto di tesori, insomma, deve cercare di ricostruire il suo patrimonio. La terza storia invece è Zio Paperone e la Torre di Babele. Ecco qua, la Torre di Babele, già tra l'altro un'immagine bellissima con cui si fa vedere questa immagine. Ecco, bellissima, da cui si parte. Ecco qui la Torre di Babele, ma
fatta il concetto è quello di fare al contrario, invece di una torre pozzo, ecco, invece al contrario, in cui si scende ancora una volta verso il centro della Terra, dove troviamo il popolo di Mesopotami. Ecco, già anche qua sono degli esseri molto molto simpatici. Anche qui viene fatto un omaggio a una storia di Cavazzano e Figus, si chiama Zio Paperone e l'enigma celtico del 1982. Non vi dico molto sulla storia. L'ultima invece è Zio Paperone e la Spirulinas furtiva. Questa è quella che mi ha strappato veramente. Ci sono delle scene meravigliose, meravigliose, dove c'è Paperone che deve cedere il sacchetto di lenticchie, però le mani lo deve cedere a questi esseri, e le mani, le dita non gli si aprono, quindi c'è una scena veramente bellissima in cui tutti quanti cercano di strappargli questo sacchettino alle mani. Ma come gli è venuta l'ispirazione, ecco, all'autore? Perché nel 1997 ha osservato una cometa, ecco, che si chiamava Hale Bopp, e gli è venuto in mente che come se questa cometa passasse nel cielo avesse una forma veramente viva, e quindi ha pensato come se su questa cometa potessero vivere degli esseri viventi che hanno una forma, diciamo così, una forma di vita vegetale. E niente, quindi per il Paperone questi quattro, ecco, in questi quattro episodi Paperone farà un viaggio interiore. E il bello è proprio questo qui, perché non è solamente l'avventura in senso stretto, ma è un'avventura, diciamo un viaggio interiore che fa Paperone, perché dal nulla deve ricostruirsi, deve ripartire, deve cercare di ritornare quello che era fino, diciamo così, non è un mistero, fino allo scontro finale, appunto, che avrà con questo fantasma del destino. Ci riuscirà Paperone? Questo qua ve lo lascio scoprire a voi. Vi dico, vi rinnovo naturalmente l'invito, secondo me, perché questo fumetto merita. Io la parola capolavoro non la uso praticamente mai, però devo dire che questo libro ci va, questo volume ci va molto molto vicino, anche perché, come vi dico, è molto ben curato, perché c'è un'intervista a Luca Merli, che è quello che ha colorato, diciamo così, il fumetto, quindi ha optato per un mix di stile grafico e pittorico. Io su questo qua non mi c'è dentro, perché non sono un disegnatore, non me ne intendo da questo punto di vista. Naturalmente io posso giudicare le storie, le ho trovate molto ben fatte, molto ironiche, le ho lette tutte d'un fiato, quindi questo qua già per me è un segno di veramente che è andata alla grande. E poi alla fine c'è appunto il twist in una copertina, perché è stato anche dura scegliere la copertina da parte dell'autore. Secondo me ha scelto veramente la più azzeccata. Allora ragazzi, spero che questa recensione, insomma, vi sia risultata utile. Noi ci diamo appuntamento, grazie naturalmente al Valletto che mi ha assistito, ecco, in questa recensione, e ci diamo appuntamento, chissà dove sarò la prossima volta e che cosa mi dovrò inventare per fare delle recensioni, ecco, vabbè, lo scoprirete al prossimo video. Ciao.